tutti, benvenuti nel mio canale. Allora, oggi faremo un acquario disegnando. Praticamente ho creato questa nuova rubrica in cui tramite disegno vi spiego come funziona un acquario. In particolar modo oggi andremo a vedere come funziona un filtro, quindi di come funziona il ciclo dell'azoto e del perché è così importante aspettare almeno un mese prima di inserire i pesci in vasca. Bene, quindi ora iniziamo subito. Ecco ragazzi, allora siamo arrivati alla nostra postazione. Allora, vi spiegherò il filtro come vi ho detto prima. Allora, ma prima di spiegarvi i vari tipi di filtri, che cosa c'è dentro, vi devo spiegare una cosa fondamentale, che è il ciclo dell'azoto. Adesso ve lo spiegherò in modo semplice, quindi cercherò di essere il più semplificato possibile, senza andare nel dettaglio. Allora, praticamente succede questo in tutti gli acquari. Abbiamo i nostri pesci che producono materiale di scarto. Questo materiale di scarto si converte in ammoniaca, che è tossica, la quale però, grazie a dei batteri, quindi questi batteri sono buoni, chiamiamoli A, perché dopo vedrete che ce ne sono due, riescono ad assimilarla e convertirla in nitriti, ma anche questi sono tossici. Però abbiamo un altro ceppo di batteri, li chiameremo B, che mi convertono i nitriti in nitrati. Anche loro sono tossici però. Però ragazzi, non così tanto come i primi due. Quindi i pesci riescono a tollerarli. Allora, quindi, dato che l'ammoniaca è tossica, in acquario dobbiamo avere un valore pari a 0 mg per litro. Anche di nitriti devono essere a 0. Invece i nitrati, dato che sono tollerati, possono oscillare da 0 fino a 25. Quindi, quando si accumulano col passare del tempo, si accumulano sempre di più i nitrati, si possono eliminare attraverso i cambi d'acqua, quindi andando a rimuovere fisicamente proprio l'acqua con tanti nitrati e mettere acqua nuova senza nitrati. E invece se abbiamo un acquario con molte piante, queste se ne nutrono di nitrati, quindi ci danno una mano per tenere l'acqua pulita. Bene, questo in grosse linee è il ciclo dell'azoto. E adesso capirete come mai questo c'entra con il nostro filtro. Perché praticamente all'interno del filtro si insedieranno i nostri batteri. Batterio A e il ceppo del batterio B. Adesso vi spiego. Che cosa c'è all'interno di un filtro? Allora, questo è il vano. In cui all'interno abbiamo, in fondo di solito si mettono delle piccole ceramichine porose, sono questi cilindretti che si chiamano cannolicchi. Allora, queste ceramiche sono molto porose, hanno dei pori piccolissimi. In questi pori si insediano i batteri A e B. Quindi diciamo che i cannolicchi sono la casa dove i batteri riescono a insediarsi e quindi moltiplicarsi. Quindi qui siamo pieni di cannolicchi. Poi di solito sopra si mette una spugna porosa anch'essa, ma serve più che altro a trattenere le particelle. Solitamente abbiamo un leggero strato di lana di perlon, quindi l'acqua praticamente passa prima per la lana di perlon, poi per la spugna e poi per i cannolicchi, fa il giro e va in acqua, in acquario. La lana di perlon mi va a trattenere le parti più grossolane e la spugna quelle più piccole. Negli acquari piccoli invece solitamente si ha un filtro più piccolo in cui ci entra solo la spugna. Quindi qui abbiamo la ghiera, qui c'è la spugna, l'acqua entra da qua, la attraversa e fuoriesce da qui. Quindi avendo solo la spugna, i batteri riescono comunque a insediarsi, ma in numero minore. Quindi diciamo che avere i cannolicchi ci dà un bel aiuto. Ma in ogni caso è sufficiente perché abbiamo un acquario piccolo e quindi poi alla fine col tempo i batteri non si insedieranno solo sul filtro, ma si insedieranno in ogni centimetro del vostro acquario, anche sul ghiaino per dire, anche in acqua,
dappertutto, però saranno sempre in concentrazioni maggiori batteri all'interno del filtro. Quindi adesso vi spiego, ragazzi, come mai bisogna aspettare un mese prima di inserire i pesci in vasca. Perché praticamente cosa succede? Appena noi inseriamo l'acqua nuova pulita, col passare del tempo, si formerà come prima cosa l'ammoniaca. E bisogna dare il tempo necessario ai batteri del ceppo A di crescere, di formarsi. Una volta che abbiamo avuto una buona concentrazione di batteri, avremo in vasca tanti nitriti, che se vi ricordate anche questi sono tossici, devono essere a zero. Quindi dobbiamo aspettare che si formino anche i batteri del ceppo B, che finalmente, quando riusciremo ad avere una bella concentrazione di questi batteri, riusciranno a convertirci in nitrati e quindi avremo un accumulo di nitrati. Appena si raggiungerà l'accumulo a 25, noi lì facciamo il cambio. E quindi, per far sì che questi batteri crescano, ci vuole un mese. Ecco perché bisogna aspettare un mese prima di inserire i nostri pesci. Bene ragazzi, io spero di essere stata chiara e se avete qualsiasi dubbio, contattatemi. Al prossimo video!